parla con Piombino sa che la città ha la morte nel cuore. Sono stato in fabbrica e gli operai mi hanno spiegato che cos'è l'altoforno, una sicurezza, un'idea di lavoro e di progresso, di relazione tra i lavoratori e il resto del mondo e nello stesso tempo un simbolo. Lo ha detto il presidente della Toscana Enrico Rossi a Piombino per celebrare il 1° maggio. C'è chi viene a Piombino una volta in stile usa e getta, ha proseguito, e dice cose infondate sui fondi europei che in realtà sono bloccati. Ci vuole rispetto prima di tutto e chi si avvicina a Piombino e all'altoforno lo faccia in punta di piedi e cerchi di capire. CGIL, CISL e UIL servi dei padroni e SAP infami Aldro vive, firmato ACAB, ovvero gli sbirri sono tutti bastardi. Queste le scritte su due striscioni comparsi davanti alla cancellata del vecchio ingresso del pronto soccorso dell'ospedale di Livorno in Viale Alfieri. Episodi come questo, che infangano l'operato dei tantissimi operatori della sicurezza che svolgono con sacrificio e impegno la propria opera al servizio della collettività, fanno arretrare di 30 anni i principi ispiratori della riforma della polizia voluta da CGIL, CISL e UIL, introdotta nel 1981 con una legge che si ispira ad una polizia più efficiente e al servizio dei cittadini. È quanto afferma il segretario nazionale del SILP CGIL, Daniele Tissone. Dopo mesi di crisi profonda, trattative e sacrifici, il maggio musicale fiorentino è ancora sull'orlo del baratro perché il decreto interministeriale a seguito dell'istruttoria del commissario governativo tarda ad arrivare. Così scrivono la RSU del maggio musicale fiorentino al ministero e al commissario straordinario del governo a proposito della situazione finanziaria dell'ente. Senza il decreto, infatti, non possono arrivare le risorse del fondo rotatorio previste sulla legge e senza queste, a luglio, la storia del maggio sarà definitivamente chiusa.